penso che una comunicazione istituzionale sia molto importante, più passi fa la comunicazione istituzionale nella capacità di informare in modo rigoroso, tecnico e professionale, più la consapevolezza e la coscienza cresce in tutti i paesi, e questo penso che sia decisivo in un momento complicato come quello attuale. L'Expo ha aiutato Milano, ha aiutato l'Italia a riflettere su alcuni tratti costitutivi del nostro paese. Il nostro paese non è solo food e non è solo moda, voglio dire che nell'economia produttiva italiana c'è un qualcosa di molto importante che tutti dimenticano e che invece dobbiamo ricordare nell'informazione internazionale. Però deve essere anche molto chiaro che l'agroalimentare, e qui si mettono insieme due pezzi, si mette insieme l'agricoltura e l'industria, sono due pezzi che appartengono al primato italiano e alla riconoscibilità dell'Italia nel mondo. In più, dentro l'Expo c'è un messaggio importante, un messaggio molto importante che riguarda la lotta allo spreco alimentare e riguarda un dato globale, perché nel mondo c'è ancora troppa gente che soffre. Quindi abbiamo questi due elementi. Credo che il lavoro che sia stato fatto sia un lavoro importante. Ho visto un grande cambiamento della città in vista dell'Expo. Mi piace constatare che se uno va dalla Triennale, si affaccia, vede un quartiere nuovo che sembra un pezzo di New York. I big della moda che volevano lasciare Milano, che avevano difficoltà ad assumere creativi a Milano, hanno investito su Milano massicciamente. C'è anche un segno di civiltà molto forte che io ho visto il giorno che hanno tentato di devastarla. In pochi giorni i milanesi, giovani, donne, uomini, giovani e meno giovani, hanno ripulito la città. Non mi sembra che sia stata una manifestazione di poco conto. Tutti questi elementi mi fanno credere che ci sia un qualcosa di molto importante che è accaduto a Milano e che spero contagi positivamente il Paese.